Guarda come siamo belli a fuoco. Guarda con il viola dietro. Con il viola dietro. Voi non sapete quanti minuti lui ha impiegato per scegliere posizione. Location. Location in casa. Posizione davanti al televisore o davanti al planetario, le luci e il viola che vedete sul nostro sfondo. Allora, sì, perché questo è, come dicevo, cioè sembra una cosa fatta così, come si dice a Roma, buttata in caciara, invece no, è tutto proprio voluto, sì, da lui. Perché, sì, perché mi sono, questo come lo dicevo anche in macchina, mi sono rotto di fare le cose buttate lì così. Buttate lì gli così. Strumenti ce li abbiamo, dobbiamo soltanto perdere quei 5 minuti, sistemare un po' la cosa, fare in modo che, cioè, per esempio anche così, non è che sia proprio soddisfattissimo, perché siamo illuminati, ma però sta luce è un po' troppo, sparata, l'abbasso? Col telefono? Vedi un po'. Allora, vediamo un po' se abbasso un po' la luce. Guarda un po'. Perché? Visitors. Così un po' meglio? Che dite? Va bene, il tutto fatto con il telefono. Dall'oltretomba, arriviamo dall'oltretomba, ragazzi. Cioè, illuminato tipo oltretomba? Sì. Ma sai perché? Perché non abbiamo acceso quelle lì. Accidenti, ci mancano ben due lampadine da accendere. Vogliamo fare questa video chiacchierata? Sì, su cosa? Io volevo parlare di serie televisive. Va bene. Perché abbiamo visto tante cose. Nelle ultime settimane abbiamo iniziato un po' di serie. Ah sì, abbiamo iniziato due nuove fresche che ci piacciono. Dobbiamo portarle a compimento. Una è soltanto questione di farle andare, un'altra bisogna aspettare perché è in onda. Una è Escape da Annemora, che ci piace. Su Sky, quella è già andata, 8 puntate, credo che sia finita in questi, forse una settimana fa. Sì, penso alle ultime puntate settimana scorsa. Quindi che non abbiamo ancora visto, non ci scrivete niente nei commenti. Sì. Spoiler se l'abbiamo già finita. Ce l'abbiamo in canna da vedere. E poi stiamo vedendo Dazzbot, perché intanto perché è figa, perché comunque l'ambientazione mi piace la storia, mi piace l'ambientazione, comunque Seconda Guerra Mondiale, U-Boat, sottomarini, figo. E poi perché uno dei protagonisti lo doppio un mio amico d'infanzia, per cui ogni volta ci mettiamo lì, ascoltiamo bene, che è lui. E comunque la riflessione sul doppiaggio è la seguente. Sì. Come si chiama il personaggio che doppia Fabrizio? Wangler, mi pare. Wangler. Capitano Wangler, sì. Una roba del genere. Che ha se una state voce... vedendo Dazzbot, è quello che recuperano con lo scambio con la barba mezzo matto, per capirci. E ha una voce sexy, però... Cioè tu Fabrizio non te lo immagini? No, sto dicendo quello, però invece conoscendo il doppiatore italiano, Fabrizio, no, non è... E se non perché non è sexy, voce... se vede sto video si vede non lo male. Vede, non lo vede, stiamo tranquilli, non lo vede, ma questa è la riflessione era... Tu senti una voce di un doppiatore in un film, una serie, quello che è, sappiate che nella realtà non è detto che poi la voce sia para quella che il doppiatore usa quotidianamente. Cioè, nel fare sì, l'atto del doppiare vanno ad alterare, recitano, sì, no? E quindi alterano un pochettino la loro voce, per cui direi che no, Fabrizio conoscendolo non mi dà questa cosa di sexy che mi dà invece la sua voce mentre doppia questo attore. Anche conoscendo Luca Ward? Ecco, invece no, Luca Ward mi sembra che sia proprio tale quale a lui, cioè la voce nella realtà è la stessa voce. È molto simile. Film, molto simile. Perché... Cioè lo riconosci. Diciamo cioè, che... tu conosci Luca Ward di persona e dici, ma tu sei quello che ha doppiato... Indiana Jones? Ma che Indiana Jones? 007 il gladiatore, Russell Crowe, così alcune così, ma proprio doppiare 200 spiccioli, 200.000 spiccioli, e Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. No, questo perché noi siamo un po' attenti ai doppiatori, perché per mie conoscenze di infanzia ho avuto il piacere di conoscere tanti doppiatori. Frequentato anche casa di Luca Ward, e quindi su alcune cose proprio ci faccia attenzione, più che altro. Cioè,
Ok, no, vabbè, comunque si parlava di serie. Allora, quindi Escape ci piace perché? No, perché è fatta bene. E il regista è Ben Stiller. È uno che gli ammolla. Tra l'altro, tratto comunque da un fatto vero, sì, realmente accaduto. Io ho sempre un occhio, un cincinino d'attenzione in più quando so che quello che sto leggendo o guardando è tratto da una storia vera, cioè mi viene proprio più semplice immedesimarmi, cioè io non sono tipo che si esalta di fronte a, che ne so, i Fantastici 4, Marvel, Superman, supereroi vari, non mi esaltano. Se invece sto guardando una cosa che so che è successa per davvero, già la mia attenzione è di qualche gradino più alta e anche il coinvolgimento è di qualche gradino più alto. Quindi questa serie Escape è d'annamora. Ok, mi sta piacendo un po' perché so che è tutto vero quello che è successo, magari un po' romanzato, però ecco, fatti realmente accaduti. E poi, boh, non lo so, mi piace la storia, comunque sia, come si evolvono i personaggi, come cambiano, mi sta piacendo. Senti, tu stai anche guardando Baby. Io ho finito su Netflix Baby, che fondamentalmente anche quello è tratto da una storia vera. Fatto di cronaca. Fatto di cronaca qui, che si è verificato qui a Roma, quindi queste due ragazzine della borghesia medio-alta, residenti a Roma Nord, quindi distinzione Roma Nord, io Roma Sud, fatti realmente accaduti. La serie mi piace, nel senso che secondo me come attori, vero è che dovevano trovare tanti attori giovani, però quando tu fai una serie improntata comunque sia sugli adolescenti, ma neanche liceali, quindi ti servono degli attori giovani, ecco, poi magari il rischio è che non hai materialmente chi andare a prendere, perché ora magari nel panorama attuale degli attori giovani magari non c'è tanta, non ci sono tanti nomi validi, per cui secondo me manca un po' sotto il punto di vista degli attori. Però le colonne sonore mi piacciono e la storia, direi mediamente, come posso definirla, storia abbastanza, cerco di essere diplomatica, squallide, però obiettivamente fatti veri, e quindi così ci sta, capita. Per cui la storia bella, attinge dalla realtà, quindi livello d'attenzione un pochettino più alto. Gli attori la maggior parte non mi piacciono perché troppo giovani e non esprimono ancora il massimo della loro bravura cinematografica, però vabbè. Quello che penso. Ma perché hanno preso giovani, quattro ragazzi, gli attori giovani, però, ce ne stanno, diciamo, ne usano. Cioè ce ne stanno tanti e nessuno, nel senso che a quel livello, per quello standard, poi usa chiunque. Parliamoci chiaro. Io invece sono un po' infastidito da Netflix per alcune dinamiche, nel senso che butta tanta carne al fuoco, ma poi alla fine non concreto, magari ecco, fa delle serie e poi le lascia aperte. Ma tu nel a senso, loro ti sentiresti di consigliare quei 10 euro al mese per Netflix? Quello assolutamente sì. No, i 10 euro per Netflix sono assolutamente consigliati, intanto per la bontà del servizio, nel senso che non si impalla mai, non è uno streaming quello pensato come una volta, non si impalla mai. Di prodotti ci sono sempre, c'è una bella varietà, un catalogo è amplissimo, è enorme, copre tutto. Dalla musica alle auto al thriller, horror, e poi diciamo che teenager, cartoni animati, manga, se vi piacciono, almeno a me piacciono, io ci faccio attenzione, c'hanno tantissimi cartoni animati, anche film nel senso bei film, e comunque e poi gli account, perché tu prendi Netflix e ti fai un account, fino a quanti account si possono fare in un nucleo? Allora mi pare che quando lo feci io mi pare che erano due contemporaneamente. Cioè due persone differenti possono vedere Netflix con lo stesso account in due momenti contemporaneamente. E però possono costruire un loro palinsesto, profilo, perché in base ai film che vedi, Netflix in pratica ti costruisce un po' un profilo. Quindi se tu guardi come prima istanza un thriller, ti propone tanti altri thriller. Se ti guardi la commedia rosa, ti propone tanti
tante commedie. Vabbè, rosa, quindi noi abbiamo due account per dire, nel suo ci sono tantissimi manga giapponesi che nel mio account non trovate. Vabbè, stiamo a dire come funziona Netflix, penso che è una cosa più... No, però magari non tutti ce l'hanno e quindi non tutti lo sanno, però lo consigliamo Netflix sì, al pari di Sky. Sì, Sky un pelino sotto, soprattutto solo unicamente per il costo. Perché sì, costa veramente uno sproposito. Costa uno sproposito intanto perché dà un supporto tecnologico completamente diverso, nel senso che qui veramente devi pagare con l'attrezzo che ti danno e non è uno scherzo, nel senso che costa. E perché comunque Sky ha la metà dei canali sono in diretta, cioè fanno il TG, lo sport, coprono lo sport, insomma per quello lì costa tanto di più, però per me costa sempre un po' troppo Sky. Invece tornando alle serie, quindi Escape ci piace. Ah, devo vedere la seconda stagione che è uscita adesso di Star Trek Discovery su Netflix e è uscita la terza stagione di The Grand Tour su Amazon Prime, devo finire di vedere la seconda, quei tre sono fantastici. E poi altre serie non ce ne sono, c'è un sacco di cartoni animati da vedere, un sacco di manga, di serie, di anime. Vabbè, tornando da Spot invece. Da Spot. Das Boot. È tedesco. Vabbè, a parte Fabrizio bello. No, bella, la serie è bella, guardatela, è interessante. Poi c'è quella gnocca pazzesca che faceva... Come si chiama la serie quella di quello che studiava gli orgasmi? Ecco, adesso come si chiamava quella serie lì? Mo sinceramente non mi ricordo. Vabbè, cioè, quell'attrice credo sia... di un medico e della sua segretaria che praticamente facevano uno lei, studio... Lei è fantastica, c'è lei e... Bella, interessante. Ve la consigliamo. Ok, vogliamo dire qualcos'altro? E invece di film, che cosa abbiamo visto ultimamente che ci è piaciuto? Io ho visto Il filo nascosto, ma non... Io ho visto Pacific Rim e La rivolta. Col figlio di Clint Eastwood, che cosa ridi? Carino. A me il primo mi è piaciuto tantissimo. Carina cosa, il figlio o il film? Tutte e due. Il film, sì, beh, il primo, se vi è piaciuto, il primo io l'ho adorato. Nel senso che uno va a vedere il film, ah, i robot, e invece no. Perché il regista è Guillermo del Toro, premio Oscar l'anno scorso, quindi non è il primo degli scemi. Gli effetti speciali sono favolosi, la storia non è neanche troppo banale. Il secondo è più, un pochino più brutto, però, sai, la storia sull'onda del successo ti faccio un altro film. Poteva essere molto molto peggio. Poi, ti ho fatto vedere, ma tu non l'hai finito di vedere, Godzilla, ma Godzilla quello vero, non il primo, quello americano, che è un tirannosauro enorme, è un Jurassic Park, Invece Godzilla, quello bello, è su Netflix adesso ed è fighissimo, andatevelo a guardare. Assolutamente. Oh, non guardatevi più i nostri video finché non vi siete visti Godzilla. Guardatevi Godzilla. Mi raccomando. Abbiate fiducia. Io da quel punto di vista mi sento. Senti, invece che film stavo guardando? Mi sento di consigliarlo perché l'altra sera. Ciao, del regista bravo Brian De Palma, Omicidio in diretta. Omicidio in diretta che io però mi sono poi addormentata. Sì, ma guarda, allora devo dire con Nicolas Cage che Nicola dice... Gabbia e con Nicola Gabbia e quell'altro si chiama Gary Sinise. Ah, e a me Nicolas Cage non è mai piaciuto, ma fondamentalmente perché secondo me lui negli anni in realtà si è dato a cagate. Sì, ha fatto delle pellicole un po' così fruffru, se le poteva evitare, perché da giovane invece ha fatto questo e devo dire sì. Al di là del fatto che mi sono addormentata mentre lo guardavo, ma perché ero proprio stanca io di mio, cioè grande il film. Beh, Brian De Palma per me è delle inquadrature lunghissime, delle sequenze lunghissime, poi delle inquadrature storte bella la storia, i punti di si vista si vede Brian De Palma, bello, però Brian De Palma è uno dei miei registi preferiti, ha fatto uno dei film più belli, tra i 5 film miei preferiti della storia del cinema, che è Carlito's Way. A questo punto dici anche gli altri 4? Beh, io ma una classifica proprio non è che ce l'ho pronta, ti posso dire quali sono i film che quando li vedo, fermate. Beh, per esempio, che ne so, adesso mi è venuto in mente Clerks, non so perché. Beh, per esempio Watchmen, fantastico, la trilogia di Batman, di Christopher Nolan, fantastica. Poi possiamo dire ce ne stanno Training Day, l'altra sera hanno fatto Training Day. Training Day, che filmone, ragazzi. Stavo dicendo, visto che poi lei mi ha interrotto, che Netflix a volte ha questo modo di fare, secondo me, lo dico, magari sbaglio, però la sensazione è molto americano, nel senso butta una marea di carne al fuoco
per butta 100 serie e pensa, vabbè, 4-5 saranno dei capolavori, ma non va bene così. Nel senso, studiati una serie, falla per bene, riducila a metà, riduci la produzione della metà e concentrati sul raddoppiare la qualità delle serie, oppure ti butta una serie lì e la prima stagione te la lascia in sospeso dicendo, se va bene facciamo la seconda stagione, se non va bene sarà morta là, non va bene. Fate una serie, iniziatela, curatela, finitela e se va bene avrete modo, vi inventate un modo per fare la seconda. Un'altra cosa, non so se... Ah. Poi per esempio fanno una serie, che magari è anche bella, è fichissima e tutto quanto, poi la seconda stagione la fanno dopo un anno e mezzo. Ma chi sarà a guardare? Cioè adesso c'è Star Trek. La prima stagione non so quando è finita, ma adesso è ricominciata, sarà passato più di un anno. Me la guarderò sicuramente, però ragazzi, No, invece a me non è piaciuto per niente l'ultima stagione di quella serie ambientata su un'isola, cos'era, norvegese, svedese. Dai, che quando è finita, alla fine dell'ultima puntata ho lanciato praticamente il telecomando. Ah, Fortitude! Mamma mia, no, allora, quante stagioni sono? Tre. Siamo arrivati all'ultima puntata della terza serie, finale di serie, non di stagione. Io ho lanciato il telecomando, cioè ho detto no, non è possibile. Ci siamo sorbiti quante puntate? 8, 9 puntate a stagione per 3 stagioni e tu mi fai finire il tutto in questo modo. Ci sono rimasta man male, ma di un male che proprio diciamo che una la serie... storia che rimane appesa proprio. No, non è che rimane appesa, è che si chiude di botto in un quarto d'ora, dell'ultima puntata in un quarto d'ora, si chiude senza una spiegazione, senza una motivazione, esatto, senza niente. Muoiere il protagonista, che poi il protagonista cattivo, perché è il protagonista ma è cattivissimo. Sì, no, muore così, in 3 secondi e morto. E tutti gli altri che rimangono così, a tua opinione, finiranno come scegli tu. Lì per esempio hanno messo, secondo me, troppa carne al fuoco con il primo, senza dare spiegazioni, lasciando infinite possibilità con la seconda stagione. No, non mi è proprio... La seconda e la terza stagione hanno intrapreso una via, ma non hanno saputo concluderla e l'hanno finita così. È un dispiacere quando è così e poi ti arrabbi perché dici, cavolo, ma mi sono vista 3 stagioni di questa serie televisiva e finisce così, non è possibile. No, comunque... perché poi uno deve sceglierle con criterio, sì, quali serie seguire. A questo punto devi sceglierle con criterio perché magari no, stai leggendo un libro, no, che magari ti piace, però quella sera tu decidi, no, io stasera abbandono la lettura perché mi voglio vedere, quindi una puntata di una serie, quindi uno ci investe proprio del tempo, sceglie di guardare le puntate di quella serie, poi ci rimani male e dici, ma quanti libri mi potevo leggere invece di seguire le puntate di 3 stagioni di Fortitude, che poi è finito così e si può dire che mi ha lasciato veramente poco e niente. Secondo te, se loro vi piace, commenti, vi piace questo? Beh, perché mi stavi interrompendo. No, sei tu che stavi interrompendo me. Vi piace questo setup? Se sì, ci di tu. No, non ci piace. Vabbè, a me piaceva. Cioè, nel senso, magari se vi piace il setup, sì, oppure dove modifica. Io già so cosa modificare lì, la lampadina. Vabbè, perché questa lampadina qua non è più quella colorata, l'abbiamo tolta, l'abbiamo messa laggiù. Va bene, comunque io stavo dicendo invece, inerente al discorso serie televisive, quindi rimanevo un po' più sui nostri binari, stavo dicendo, secondo te loro, considerando il palinsesto attuale, cosa potrebbero consigliarci? Guardatevi, perché non ce lo stiamo guardando? Cioè c'è qualcosa che c'è ora in onda che noi non lo stiamo guardando e perché? Mi sono capita da sola. Sì, no, forse ho capito quello che volevi dire, ma non l'hai detto veramente di cacca. Non lo so se c'è qualcosa che noi potremmo vederci ma che non ci... Ah, beh, per esempio, a me hanno parlato sempre tanto tanto bene, ma non è in onda adesso, di Westworld. Ah, e non ce l'ho. Me ne hanno sempre parlato tanto bene, a me incuriosito, però alla fine non mi sono mai messo, perché avevo paura che fosse un po' come Lost. Nel caso, se qualcuno di voi invece l'ha seguito, faccio sapere. Sì, anche qualche serie di Netflix, sapete quali? Quelle tipo svedesi. Ti ricordi che abbiamo visto quella serie che c'era la pioggia? Rain l'abbiamo vista. Svedesi, anche qualche serie di queste tedesche, svedesi, norvegesi, danesi, che sono sempre
nascoste però sono carine, eh? Spero che fateci sapere, vi sia piaciuto. E ci vediamo a cena, facciamo una tavola con noi, eh? Bene.